Infatti rammaricati di questo, noi siamo rammaricati per il fatto che non abbiamo portato i 3 punti a casa, in casa nostra, perché in casa nostra dobbiamo costruire il nostro fortino e la cosa più importante è quella. Dobbiamo costruire questa mentalità e piano piano la stiamo costruendo, perché comunque non fai 8 risultati utili consecutivi se non hai un minimo di mentalità. Questo ci tengo a dirlo. Poiché abbiamo sbagliato magari singolarmente qualcuno, l'approccio ci sta. Questo lo dirà sicuramente il mister, l'ho sentito di là parlare. Ma comunque siamo partiti forti, subito in attacco, proprio positivi. Siamo andati in svantaggio. Non è mai facile con una squadra che si deve salvare, che cambia l'allenatore in settimana, e quindi sono un po' più motivati rispetto magari a noi, che magari l'abbiamo un po' presa sottotono. Allora ci sta, diventa dura. Siamo stati bravi a recuperarla nel primo tempo, subito, e lì dobbiamo cambiare passo. Lì dovevamo cambiare passo. Invece poi comunque complice la loro esperienza, complice un po' le perdite di tempo, abbiamo giocato poco e niente nel secondo tempo e quindi si sono abbassati pure i ritmi. E questo noi non lo possiamo permettere perché comunque siamo una squadra che deve mantenere sempre i ritmi alti. E allora, per la questione del gol, una palla bellissima, chiamata pure a Di Gaudio perché gliel'ho tolta dalla testa chiamandogliela, è uscita forse di 1 centimetro, ma già da lì parte la nostra giornata nera, la nostra serata nera. Da lì di solito su 10 volte 9 la metto dentro, non per presunzione, oppure comunque il colpo di testa di Maniero, su 10 volte quella palla entra, sbatte ed entra. Sono tante, ma sono piccolezze queste. Sul fatto della mentalità, ripeto, è una mentalità che dobbiamo costruire. Da poco che da 4-5 partite che giochiamo il 4-2-3-1 ci troviamo bene, molto bene, però dobbiamo costruire tutti insieme quella mentalità che lo scorso anno ci ha portato fino alla fine. È importante è quello. E poi sul fatto delle neopromosse è sempre difficile, non è facile incontrare una squadra, ripeto, che cambia l'allenatore perché non è mai facile. Però abbiamo steccato e quello è sicuramente. Era più facile preparare la partita con la Turris che questa qua col Picerno ed era importante. Però sono contento da una parte che magari arriviamo alla partita con la Turris un po' più incazzati, quindi magari questo non è un punto perso ma un punto guadagnato. In attesa anche di vedere domani il Bari che fa dell'Istria, un pochino rappresenta un'occasione persa comunque questi 2 punti, non arrivati a partire, non guardi al di là della sfortuna, al di là della mancanza un pizzico di cinismo. Sì, sono d'accordo con te, ho finito appunto di dire questo, che magari non è un punto perso vedendo la partita con la Turris. Ad oggi per noi sono 2 punti persi, assolutamente sono d'accordo, ma prima di parlare del Bari, che è una partita che conosciamo l'importanza ormai tutti quanti, parliamo della Turris perché è una squadra che, detto da Chirelli, è la squadra che gioca il miglior calcio di tutti e 3 i gironi, quindi non sottovaluterei questo aspetto. Poi giochiamo da loro, a Torre del Greco, e l'anno scorso abbiamo vinto 2-0. Saranno pure un po' avvelenati su questa cosa di qua. È pur sempre un piccolo derby, quindi è una partita che dobbiamo preparare bene e con la fame giusta, quella è importante, la fame. Frenesia, magari la troppa frenesia alle volte non ci aiuta. Il nervosismo, perché comunque abbiamo fatto un po' pure il loro gioco, il fatto delle perdite di tempo, noi ci siamo innervositi, abbiamo avuto frenesia, appunto. Dobbiamo semplicemente allargare il gioco come chi ci chiedeva il mister di fare, puntare con gli esterni, andare a sovrapposizioni, quello era importante perché così sì, magari si allargavano un po' i buchi che loro non ci lasciavano. Loro sono di qua con l'intento di portarsi il punto a casa, si è notato subito che ci hanno tolto la profondità fin dall'inizio, preferivano che la palla se ne prendesse alta Di Gaudio come dall'altra parte Mikoski e quindi cercavano di compattarsi il più possibile. Noi dobbiamo essere bravi in questo, che quando rimangono magari in 10 le squadre, dovesse capitare di nuovo, non dobbiamo essere frenetici, quello è non farci prendere dal nervosismo.